Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio di aver partecipato a questo terzo nostro webinar. Oggi, rispetto al primo incontro dove si parlava, diciamo, dell'assemblea dei soci, di modalità di convocazione, alcuni di voi hanno partecipato, oggi trattiamo un argomento sicuramente molto importante, diciamo forse passato anche inosservato da parte, diciamo, di molti referenti principali e soprattutto faremo una carrellata di quelli che sono sia il nuovo codice della crisi d'impresa, in breve, non ne parleremo, diciamo, a 360 gradi per il semplice motivo che bisognerebbe rimanere qua una giornata per spiegare tutte quante le modifiche alla normativa che ha sostituito, anzi andrà a sostituire, la nuova legge fallimentare che era in vigore dal 1942. E poi vedremo un po' come si è evoluta, come si è evoluta negli anni e come sarà, diciamo, l'entrata in vigore. Faremo un po' un accenno al codice della crisi per le novità che ci interessano oggi, ma parleremo soprattutto della responsabilità degli amministratori a fronte appunto di questo cambiamento, di questa modifica e l'importanza del, noi abbiamo chiamato il controllo di gestione, però di un accurato, diciamo, controllo della propria amministrazione, della propria contabilità, dei propri conti, del proprio bilancio, chiamiamolo come vogliamo. Quindi iniziamo subito. Se qualcuno non è lenta, può comunque dirlo, che ripeto, se vuole scrivere una domanda c'è la chat e poi dopo magari rispondo durante appunto il webinar o alla fine, vediamo, insomma, senza problemi, siamo qua per aiutarvi. Se poi alla fine avete qualche dubbio, la mia mail la conoscete, oppure scrivete all'info. Potete scrivere domande o dubbi o se avete bisogno di altre informazioni su determinati argomenti che parleremo oggi. Ecco, parliamo subito del nuovo codice della crisi d'impresa. Allora, una prima informazione che è stato l'obiettivo di questo nuovo codice, che è stato emanato con il decreto del 2019, 14 febbraio 2019, quindi diciamo che parliamo di più di un anno fa, è stato con il decreto legge, è stato, diciamo, è partito il nuovo codice della crisi d'impresa. Non è entrato ancora in vigore, entrato in vigore era previsto 18 mesi dopo, il 15 agosto 2020. Quindi diciamo che in principio il codice della crisi sarebbe dovuto entrare in vigore da qui a pochi mesi. L'obiettivo principale era quello di cambiare un po' il processo di visione della crisi dell'impresa, cioè mentre prima con la legge fallimentare passata si vedeva già quello che era successo, cioè si guardava dallo stato di insolvenza, cioè già una situazione ormai critica, una situazione ormai che l'azienda, la società, nel nostro caso la cooperativa, non era più in grado di assolvere a determinate situazioni e pagamenti del passato, ha un'idea, un obiettivo guardando un orientamento al futuro, cioè guardiamo oggi quello che potrebbe succedere da qui a 6 mesi e se vediamo che la nostra situazione non è diciamo in linea con quello che sono, poi vedremo i parametri, o abbiamo problemi di flussi di cassa o abbiamo una situazione debitoria che sta crescendo, potremmo attivare o qualcuno potrebbe attivare degli alert in modo da tutelarci. Quindi diciamo che cambia un po' la visione da una situazione di insolvenza già avvenuta per cui ormai dobbiamo solo mettere in atto quelle che erano le procedure di concordato, fallimentari e quant'altro, ha una visione più, cerchiamo di anticipare più possibile quello che sarà la crisi futura. Questo è l'obiettivo del codice della crisi che è stato emanato il 14 febbraio del 2019.
Quindi ecco, appunto, l'obiettivo è cogliere i segnali per un monitoraggio della crisi, emersione anticipata della criticità per invertire la rotta, quindi verso cui il soggetto è destinato, quindi cambiare, diciamo, quello a cui si sta andando per evitare l'insolvenza. E qual era la finalità? Appunto, procedere a un riordino della disciplina legata alla crisi di insolvenza, abbiamo detto, con la costituzione di un unico codice che superasse la legge fallimentare. Ecco, la legge fallimentare era molto vecchia, era del 1942, e ovviamente da allora il mondo è cambiato tantissimo, e si è cambiato anche le normative parallele alla legge fallimentare, si è iniziato a parlare di crisi di sovraindebitamento, situazioni che potevano essere riprese in un altro modo. Allora, per evitare, diciamo, parallelismi tra la legge fallimentare e altre normative che erano in vigore e in corso, appunto a fronte del cambiamento dell'economia e del mercato, che soprattutto in questi anni è cambiato tantissimo, hanno deciso di creare questo nuovo codice della crisi. Un codice che ha circa 380 articoli e, diciamo, in qualche modo spiega quello che è il loro obiettivo. Ecco, punto B è un punto importante che già riguarda quello che parleremo oggi, che è quello di imporre all'imprenditore e quindi anche alla cooperativa e quindi anche agli amministratori, sia esso individuale o collettivo, va bene, l'adozione di misure idonee, di un assetto organizzativo adeguato. Ecco, questa diciamo che è una parte importantissima. Poi andremo a vedere l'articolo 2800, 2000, scusate, 2084, che è un articolo fondamentale, che ha modificato tantissimo la visione che deve avere gli amministratori della propria società e la visione che devono avere nel futuro. Questo dopo andremo a vederlo. Una finalità appunto del codice della crisi è consentire alle imprese sane, quindi situazione comunque di società che hanno, sane vuol dire che hanno liquidità, creano utili, non hanno difficoltà appunto economiche, però che iniziano ad avere difficoltà finanziarie, a trovare dei metodi per ristrutturarsi in una fase precoce, cioè prima che la situazione sia, diciamo, insolvente. Già quando ci sono degli alert che ci dicono che la situazione è cambiata rispetto a qualche mese fa. Queste sono delle raccomandazioni che già l'Unione Europea nel 2014 aveva emanato. Noi ovviamente come Italia abbiamo recepito qualche anno dopo, però comunque è importante che ci siamo arrivati. Ripeto, ultimo punto, passare da un'ottica legata alla visione del passato, quello che dicevo prima, insolvenza, quindi già ci troviamo in una situazione dove non possiamo più guardare al futuro, il passato ormai ha compromesso tutto, non possiamo più fare niente, a quello di futuro e continuità, quindi vedere quello che potrà essere il futuro, la continuità dell'azienda, intervenire nel modo per cui dopo noi possiamo cambiare e ritornare alla situazione precedente. Velocemente, il codice della crisi doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020. Poi ci sono state due deroghe, una prima, diciamo, pre-Covid, diciamo il decreto legge 9 2020 è stata prorogata il 15 febbraio 2021. Questo perché? Perché appena che è uscito, diciamo, il decreto si dava 18 mesi per lasciare tempo alle aziende di adeguarsi a questo codice, subito è emersa la problematica che erano troppo pochi 18 mesi. Quindi hanno cercato, diciamo, le associazioni di rappresentanza di posticipare questo tempo doveva entrare in vigore il 15 febbraio 2021. È successo poi, purtroppo c'è stato il Covid e col decreto di liquidità, appunto decreto legge 23-2020, la nuova data è stata fissata col 1 settembre 2021. Quindi questo codice entrerà in vigore il 1 settembre 2021. Vedremo poi nello specifico quali saranno le problematiche che potrebbero anche colpire le cooperative, però intanto lasciamo questo punto. C'è già una chat, adesso posso ritornarci. Vediamo che la domanda forse. Guardiamo, no, non è tanto aspetti finanziari, mi chiedo se questo seminario sui compiti e responsabilità del management si riferisce esclusivamente a aspetti finanziari, economici o ci sono punti da discutere.
Ma riguarda la responsabilità degli amministratori a fronte di questa modifica che comporterà la necessità di andare a avere un accurato controllo della situazione economica anche finanziaria. Quindi direi di sì, perché poi altri punti da discutere, boh, possiamo anche parlarne, insomma, però questo è un po', diciamo, l'argomento di oggi. Ok, andiamo avanti. Attenzione, il decreto legge 14-2019 stabiliva appunto l'entrata in vigore 18 mesi dopo, però per alcune norme l'entrata in vigore era il 16 marzo 2019. Adesso andremo a vederle. Per queste non ci sono stati rinvii e quindi ad oggi sono in vigore. Quindi tutto quello che parleremo adesso sono norme che sono già in vigore da più di un anno. E che moltissime aziende, società di piccole, medie e grandi dimensioni probabilmente non hanno ancora preso, diciamo, fatte loro. Però è importante, secondo me, in questo momento, soprattutto di emergenza, di crisi, economica, oltre che sanitaria, prenderne atto e mettere già, delle misure, per tutelare, ripeto, gli amministratori. Quindi diciamo che questo che parleremo adesso in poi sono norme già in vigore, anche se il codice della crisi entrerà in vigore, diciamo, tra un anno e mezzo circa. Ecco, quali sono le norme che sono entrate in vigore già dal 16 marzo, codice della crisi d'impresa? Il primo punto è l'obbligo di istituire un adeguato assetto organizzativo amministrativo. Che molti mi chiederanno e mi hanno chiesto e anch'io chiedo cosa vuol dire un adeguato assetto organizzativo? Ad oggi la risposta non c'è, però bisogna comunque trovare dei metodi per fare in modo che quello che mettiamo, diciamo, in atto sia, se dovesse succedere qualche cosa, riconosciuto come un adeguato assetto organizzativo. Poi vedremo degli esempi più avanti. Secondo punto, sempre con l'entrata in vigore il 16 marzo, incremento delle responsabilità degli amministratori. Sono cambiate con l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, sono state modificate alcune norme del codice civile, che ad oggi sono comunque in vigore, appunto, e sono molto, attaccano molto, diciamo, la figura dell'amministratore. E poi anche dei sindaci eventualmente che hanno aumentato le loro responsabilità. Però è molto importante, vedremo dopo un codice in particolare, come le responsabilità degli amministratori sono aumentate col cambiamento di questo codice. Poi, ampliamento delle ipotesi in cui nell'SRL è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo. Già quest'anno, con alcune volte, l'anno scorso e quest'anno con alcune di voi, ho affrontato il tema della nomina dell'organo di controllo o del collegio sindacale. Questo, se vengono superati i parametri, che sono i parametri di 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavo e 10 e 20 dipendenti, basta che uno di questi tre parametri per 2 anni consecutivi venga superato, allora è obbligatorio già adesso, già con l'approvazione del bilancio 2019, nominare l'organo di controllo o collegio sindacale se si tratta di una cooperativa che segue le norme dell'SPA. Quindi se già con alcuni di voi ho già parlato, superate questi parametri, basta un parametro per 2 anni consecutivi, avete l'obbligo di nominare l'organo di controllo. La nomina dell'organo di controllo, anche se facoltativa, io la consiglio sempre perché nominare una persona che all'interno fa delle verifiche e si prende delle responsabilità diminuisce le responsabilità anche degli amministratori. Quindi credo che sia importante avere all'interno una figura che monitora, verifica, segnali se ci sono delle difficoltà o delle problematiche in modo da tutelare gli amministratori e ovviamente tutelare anche l'organo di controllo. Poi la previsione di nuovi compiti e controlli a carico dei sindaci, anche quello aumentato ovviamente sempre per aumentare la propria responsabilità. Ecco.
Ecco, questi sono i punti in verde, sono quelli che maggiormente parleremo oggi, che riguardano appunto l'adeguato assetto organizzativo e l'incremento delle responsabilità dei soci. Come allora? Adeguati assetti amministrativi, indicatori della crisi, il sistema di allerta. Questi sono i tre punti che riguardano appunto i due punti che abbiamo visto in precedenza, che abbiamo evidenziato qui in verde, e come li tratteremo più avanti. Allora, primo punto, adeguati assetti amministrativi. Allora, ritorno diciamo alla normativa iniziale e alla modifica appunto del codice civile, entrata in vigore il 16 marzo 2019. L'articolo 2086 dice una cosa, secondo me, fondamentale, importantissima, che sicuramente è passata, diciamo, in secondo piano, o comunque non tutti gli imprenditori, in questo caso il CDA, è al corrente. Allora, a sinistra vedete com'era il testo precedente, quindi prima del 16 marzo 2019, che diceva direzione gerarchica dell'impresa, l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Ecco, una norma abbastanza, diciamo, vecchia, diceva poco, sostanzialmente l'imprenditore è responsabile dei propri collaboratori. Punto. Non dettagliava alcuna particolarità e si limitava a questo. 16 marzo 2019 entra il comma 2 e dice una cosa fortissima e importantissima. L'imprenditore che opera in forma societaria collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, appunto il codice della crisi, e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Ecco, già questo dice tutto su quello che bisognerebbe fare dal 16 marzo 2019 in poi per cercare di tutelare gli amministratori. Cosa deve fare? Cosa vuol dire adeguare, avere un assetto amministrativo adeguato e per che cosa serve? Abbiamo cercato di dare una definizione che è quella, diciamo, anche dopo in più dettaglio, di quello di avere con cadenza mensile, trimestrale, semestrale, questo secondo sempre un po' dalla vostra attività, da quanto volume producete, avere un piccolo bilancio mensile, appunto trimestrale, che viene discusso all'interno del CDA e vengono prese delle misure a seconda del risultato positivo o negativo, oppure che si discosta positivamente o negativamente rispetto a un budget, che anche questo sarebbe uno strumento da attivare. Già questo è un adeguato assetto amministrativo, cioè prendere coscienza dei propri numeri, della propria situazione, parlarne col consiglio di amministrazione e prendere delle decisioni o anche no, se la situazione, diciamo, è in linea con quello che avevamo stabilito l'anno precedente o qualche mese prima, è già un adeguato assetto amministrativo, è già importante. Più noi mettiamo in campo delle situazioni di controllo e di verifica, poi vedremo anche la possibilità di avere dei centri di costo, la possibilità di verificarli anche appunto in maniera veloce e attendibile. E quindi è anche importante un rapporto con la contabilità stretto, vuol dire consegnare i dati entro una tempistica in modo che sono in grado di elaborarvi e fornirvi dei dati sicuri e certi entro una data in cui voi potete prendere poi delle decisioni. È ovvio che fare un'analisi del primo trimestre avendo i dati a giugno ha poco senso. Quindi è importante che l'amministratore, gli amministratori, si curino di questi aspetti. Avere appunto un controllo dei dati, dei numeri, chiedendo informazioni strette alla contabilità. Molti, hanno la contabilità in casa, quindi benissimo, altri si
hanno dei consulenti esterni, però è importante, questo lo si diceva sempre anche in passato, che è importante fare una verifica infrannuale dei dati, dei numeri, ma adesso ancora di più perché la legge ce lo dice che bisogna farlo. Se non si fa, o se si fa, ovviamente diminuiscono quelle che sono le responsabilità, perché in una situazione magari che poi non prosegue bene, quindi dobbiamo attivare appunto il codice della crisi, come dicevamo prima, se dimostriamo di aver avuto sempre un adeguato assetto amministrativo, ovvio che le pendenze, diciamo, a carico degli amministratori si allergirebbero, perché ovviamente l'amministrazione ha fatto di tutto per, e c'è, diciamo, anche sulla carta quant'altro. Quindi questo, diciamo, è un articolo molto importante che ho voluto appunto segnalarvi, perché, diciamo, secondo me è quello che dà proprio il via ad un cambiamento, diciamo, secondo me, dell'ottica imprenditoriale. Una volta si diceva che sarebbe utile farlo, adesso dico è obbligatorio farlo. E quindi è importante mettere in atto un insieme di dati. Andiamo avanti, c'è una chat. Ok, Mirko, ma l'amministratore nel nostro caso è il presidente. Allora, rispondo subito a Sara dicendo, allora, gli amministratori sono tutti membri del CDA. Ovvio che il presidente è il legale rappresentante, quindi il presidente è quello che ovviamente è più responsabile degli altri rispetto a quello che è l'attività. Visto che il presidente non può seguire tutto, può legare benissimo un altro membro il quale è comunque responsabile e può curare quanto abbiamo detto prima. Quindi, diciamo, l'amministratore sono tutti, diciamo, tutti i membri del CDA. Ecco. E, ecco, un altro punto, appunto, sempre ritornando alla responsabilità degli amministratori, un po' per farvi capire il cambiamento che c'è stato ed è in vigore tuttora, nel senso che non sarà qualcosa che entrerà, ma è già una modifica del codice civile, è l'articolo 2476, che anche questo voglio leggervi, perché anche qui si accentua di più quello che il legislatore ha voluto fare, e quindi quello di responsabilizzare sempre di più il ruolo dell'amministratore rispetto anche al titolare, che è comunque responsabile. In una cooperativa i titolari sono i soci, ovviamente è una situazione particolare, però ci sono gli amministratori, e in questo caso il legislatore ha voluto accentrarsi molto, molto di più su queste figure. E l'articolo 2476,5 dice: gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Quando la cooperativa, come sappiamo, ha un capitale sociale, un patrimonio netto, che è la somma di tutti i risultati di esercizio di ogni anno, che vanno a confluire nel patrimonio netto, se questo negli anni viene depauperato per perdite, ovviamente, e in breve tempo viene, diciamo, totalmente azzerato, in molti casi purtroppo va anche in negativo, con questo articolo si dice in modo esplicito che gli amministratori sono responsabili per questo, cioè per questa depauperazione per l'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfacimento dei loro crediti. Ovviamente questi sono articoli che sono validi per tutte le tipi di aziende. Ovviamente se il creditore, come da normativa, prima va verso la società, se la società non ha liquidità, diciamo, detta così, sufficiente a soddisfare le sue pretese, può andare verso gli amministratori. Questo si sapeva anche prima, adesso è stato anche scritto in maniera esplicita, quindi questo lo vediamo. Poi il codice, l'articolo va avanti. Infine ho scritto che in pratica, in caso di default, i creditori potranno chiedere il sequestro del patrimonio degli amministratori.
fino al 15 marzo 2019, invece l'azione poteva essere proposta solo dalla società evento piuttosto raro. Quindi questa una volta era la società che poteva andare dai propri amministratori e chiedergli danni per aver amministrato in maniera non corretta il proprio patrimonio. Adesso possono essere gli stessi creditori che lo possono fare, e lo possono fare già adesso, cioè dal 15 marzo 2019. Appunto per questo, ritorno al passaggio prima, è importante controllare i propri dati, i propri numeri, il proprio bilancio, in modo che abbiamo sempre questa integrità del patrimonio sociale, il nostro obiettivo, che deve essere sempre positiva. Allora, come si fa a capire se abbiamo degli adempimenti? C'è una chat ancora? No, sì. No, mi chiede, quindi una COP non è più una società a responsabilità limitata? Allora, sono due cose diverse. Un conto è che ogni socio è responsabile solo per il patrimonio, solo per il capitale che ha messo. E quindi sì, la cooperativa è una società a responsabilità limitata, o meglio, è una società di capitali. Quindi il capitale che perde il socio è solamente quello che ha messo. E questo lo confermo. Tuttora adesso è così. Sia che sia una società di capitali che segua le regole dell'SRL che le regole dell'SPA. Ma qui non parliamo più di soci. Qui parliamo di amministratori. Tante volte quando vengo a fare le revisioni è importante che scendiamo le due cose. Perché un conto... soprattutto nelle cooperative piccole, ci sono 3 soci, 5 soci e sono tutti anche membri del CDA. Bene, ma un conto è il socio e la sua figura e il capitale che ha messo. Un conto è anche quando il socio è amministratore. Quando il socio è amministratore cambia il suo status in base anche a quello che abbiamo visto al 2476,5. Non è più solo un socio, ma è anche un amministratore e quindi ha delle responsabilità diverse. Quindi, un conto è il capitale che ho messo, un conto è quello che faccio come amministratore. Penso di essere stato chiaro. Sono due figure molto diverse. Molte volte le associamo alla stessa perché la base sociale è talmente bassa che le due figure si... sono insieme, perché l'assemblea dei soci molte volte è la stessa del consiglio di amministrazione come numero. E quindi dice siamo gli stessi. Sì, però per l'ente pubblico, per diciamo il legislatore, sono figure diverse, molto diverse. E qui viene sottolineato ancora di più. Ecco, allora il codice della crisi... dice esplicitamente come facciamo a sapere se la società ha in qualche modo è in una situazione che potrebbe essere di crisi. Allora hanno stabilito, ci sono dei parametri, ci sono degli indici e ci sono degli indicatori. Adesso andiamo a vedere un po' quali potrebbero essere, quali sono degli indici, per cui cambia molto quello che è il punto di riferimento. Io volevo aprire un altro file, vediamo se riesco ad aprirlo. Eccolo qua, adesso vediamo se riesco... Spero si veda. Ok. Allora, il codice della crisi rinvia... E il codice della crisi ha dato all'articolo 13 e stabilisce quali sono gli indicatori. Indicatori che poi dopo... la propria azienda,
nel nostro caso cooperativa, è in linea con quello che è, diciamo, è una situazione di flussi di cassa positivo, è una situazione di reddituralità positiva, economica positiva, quindi vuol dire che è una cooperativa sostanzialmente sana, per cui ben lontana da essere, diciamo, in situazione di alert, che poi vedremo dopo cosa si intende per alert. Allora, il codice della crisi ha stabilito appunto quali devono essere dei parametri e ha delegato l'ordine dei commercialisti a elaborare degli indici. Quindi, come codice della crisi, ci sono già dei parametri che riguardano la incapacità di non far fronte ai debiti nei prossimi 6 mesi, quindi vuol dire che se non ci sono flussi di cassa sufficienti a coprire i debiti per i prossimi 6 mesi, già questo è una situazione di allerta per attivare un codice della crisi. Dopodiché ci sono appunto gli indici elaborati dall'ordine dei commercialisti che sono stati resi pubblici nell'ottobre del 2019, quindi sono passati già parecchi mesi da quando alcune norme del codice sono entrate in vigore, soprattutto quello che riguarda gli adeguati assetti, perché è stato difficile anche creare degli indici che andassero bene per qualsiasi tipologia di azienda. E ovviamente ci sono aziende di piccole e grandi dimensioni con situazioni particolari, quindi era giusto dare una uniformità del dato. Dopodiché il codice della crisi ha detto, beh, se le aziende non si identificano in quegli indici perché la loro particolarità è talmente anomala per cui l'indice potrebbe essere un falso negativo e quant'altro, può da sola elaborare degli indici o dei flussi o quant'altro per dimostrare la propria redditività e la propria attività positiva. E adesso andiamo a vedere un po' quelli che sono gli indici elaborati dall'ordine dei commercialisti, che ovviamente devono andare insieme a quello che abbiamo detto prima, a quello che è un adeguato assetto amministrativo, quindi un controllo di quello che è una situazione contabile infrannuale discussa all'interno del CDA con un budget e un consuntivo dell'anno passato e eventualmente le dovute accortezze, insieme ci sono questi indici che adesso vi faccio vedere e vi spiego brevemente. Allora, il primo indice che deve essere sempre positivo è il patrimonio netto. Cosa dice l'ordine dei commercialisti? Se una cooperativa ha patrimonio netto negativo, cooperativa come azienda, qua in generale, se il patrimonio netto è negativo, si attiva immediatamente il codice della crisi d'impresa. Quindi cosa vuol dire? Che il 1 settembre 2021, se c'è una cooperativa col patrimonio netto negativo, i creditori, il collegio sindacale, se c'è un collegio sindacale, gli stessi amministratori dovrebbero attivare questo codice. Poi vi dico come si attiva il codice della crisi, di com'è la procedura che è ancora in evoluzione, ad oggi come dovrebbe essere. Ma è già un primo parametro che ci mette già un po' in apprensione per la nostra cooperativa. Perché per le cooperative? Perché sappiamo bene come la cooperativa di natura ha un capitale sociale molto basso, essendo appunto nasce col principio della porta aperta e con una possibilità di capitalizzazione che potrebbe essere di 25 euro a testa per ogni socio, un minimo di 3 soci, quindi vuol dire che la cooperativa potrebbe ipoteticamente costituirsi con 75 euro, vuol dire che già il primo anno basta che faccia una perdita di 100 euro patrimonio netto negativo, perché rispetto alle SRL o alle SPA non ha un obbligo di avere un capitale sociale di almeno 10.000 euro o 50.000 euro. Quindi questo è già un parametro per la forma cooperativa molto, ma molto importante.
Poi abbiamo altri indici che vengono chiamati indici settoriali. Li faccio molto veloci perché non voglio diciamo, tediarvi con analisi economiche. Poi magari, se volete nel dettaglio, ve li farò vedere più avanti. Posso mandare anche delle informazioni in internet, si trova tantissime di queste informazioni, quindi potrete guardarli benissimo. Qua volevo solo un attimo farvi capire che cosa vogliono far vedere. Il primo vuol dire rapporto tra onere finanziario e fatturato. Vogliono vedere l'incidenza degli interessi passivi che voi maturate nel corso dell'anno per mutui o finanziamenti rispetto al fatturato. Se questo indice supera una determinata soglia che viene determinata in base al codice Ateco, quindi in base alla vostra attività, avete determinati indici settoriali della vostra attività. Quindi vuol dire che nessuno è uguale all'altro. Uno potrebbe avere una soglia di 2,0%, l'altro del 3, una del 5, questo secondo la vostra attività. Quindi non c'è una uniformità da questo punto di vista. Però ovviamente è facile intuire che minore è l'incidenza degli interessi sul fatturato, vuol dire che abbiamo meno bisogno di finanziamenti terzi, quindi meno bisogno di banche, meno di mutui, meno di fidi e quant'altro. Quindi è ovvio che meno interesse abbiamo, meno il rapporto col fatturato, meglio è. Insomma, questo è un indice. Secondo indice, adeguatezza patrimoniale, rapporto tra patrimonio netto e debiti. Questo ci fa vedere quanto col nostro patrimonio siamo in grado di coprire i debiti nel breve periodo. Anche qua, rapporto patrimonio netto debito, più alto il patrimonio netto, vuol dire più utili ho fatto negli anni, più il mio patrimonio netto è alto, più i miei debiti sono pochi e relativamente bassi, più ovviamente la mia adeguatezza patrimoniale è importante e alta. Anche qui c'è una soglia percentuale che riguarda, che differisce da tipologia di settore. Ovviamente più il patrimonio è alto, i debiti sono bassi, più il rapporto è alto, più è importante. Insomma, questo lo sappiamo, lo capiamo velocemente, però anche questo è un indice. Terzo indice è un rapporto, lo chiamano cash flow e totale. Qui prende ad esempio il risultato dell'esercizio, diciamo tolti diciamo, di tutti quelli che sono i flussi non monetari, quindi gli ammortamenti, gli accantonamenti. Quindi prende. Non so se qualcuno è un po' a dimestichezza levita, che sarebbe se noi guardiamo il risultato del conto economico, guardiamo il risultato di esercizio, torniamo in su e torniamo gli interessi, torniamo su ancora, torniamo gli ammortamenti, quel risultato si chiama risultato operativo o EBITDA in inglese e è un indicatore molto importante che ci fa capire la nostra attività. Diciamo, caratteristica quanto reddito produce. Ovviamente, ovviamente viene messa a confronto al totale dell'attivo, quindi viene detto quanto questo risultato sul totale dell'attivo, questo è molto importante perché dimostra quanto siamo veloci a far ruotare i nostri investimenti. E farle diventare, diciamo, utile sostanzialmente. È un indicatore che serve molto per chi vuole investire in quell'azienda, perché dimostra quanto siamo veloci a produrre reddito. Anche qua magari è un po' complicato spiegarlo co così, magari potrei mandarvi degli esempi più avanti se volete, però diciamo che qua l'importante è sempre sostanzialmente produrre più utili possibili, diciamo, quello un po' è l'obiettivo di questo indice. Qua è liquidità, rapporto tra attività e passività del breve termine, vuol dire sostanzialmente meglio avere più crediti e circolante rispetto ad avere debiti, ovviamente. Se ho più crediti rispetto ai debiti, la mia liquidità è migliore. Quindi, insomma, sostanzialmente questo indice dice questo. Indebitamento previdenziale e tributario, anche qua. Mi dice l'incidenza dei miei debiti tributari, quindi verso
all'attivo della società patrimoniale. Quindi quanto pesano rispetto a quanto io ho investito il mio indebitamento? Sono tutti indici che sono collegati tra loro, quindi ovviamente meno utili faccio, meno liquidità ho, più ho bisogno delle banche, più i miei debiti crescono, più questi indici diventano negativi. Tutti questi cinque indici sono sotto la soglia, tutti i cinque indici, vuol dire che dobbiamo attivare il codice della crisi d'impresa che abbiamo visto prima. Quindi tutti i cinque indici. Sostanzialmente quando si inizia ad andare male, questi indici iniziano a diminuire sempre di più, per gli esempi che vi ho detto prima. Ho visto che c'era prima una domanda. Ok, sì. Mi dicono di chiudere in 10-15 minuti. Sì, chiuso in Mirko, 10-15 posso farti una domanda? minuti. Sì? Sì? Diciamo a nome anche magari di chi ci segue, è possibile, qual è un'analisi che possono fare adesso le cooperative? Te ne intendi anche di controllo di gestione. Qual è un'analisi, un calcolo, una verifica che è opportuno fare in questo momento in cui magari le fatture sono diminuite piuttosto che siamo in un momento di incertezza? Al di là dell'applicazione, se uno riesce a fare questa simulazione qui anche degli indici, ben venga, però un controllo periodico, non so, mensile, trimestrale, bilancini, eccetera. Guarda, la domanda è veramente, c'entra veramente il punto di questo incontro. Ed era la fine, diciamo, del mio intervento. Arrivo subito così anche riduco un po' il tempo, tanto comunque l'obiettivo era arrivare un po' a questo. Io consiglio subito, come ho scritto qua in questa scaletta, come fare il controllo di gestione. Invito tutti a costruire un budget. Perché costruire un budget? Uno, perché ci dà un obiettivo. Due, ci dà una sensibilità di quelli che sono i nostri costi, i nostri ricavi e la nostra situazione economica. Un budget che può essere solamente un budget di conto economico, un budget di flussi di cassa patrimoniale molto difficile da fare. E in questo momento io farei solamente un budget di conto economico. Come farlo? Ovviamente partirei dai dati che ho al 31-12 dell'anno precedente. Lo costruirei, se ce l'ho già, ovviamente a fronte del Covid, lo ridefinirei. Verifico quali sono tutti i miei ricavi, i miei costi e a fronte delle problematiche appunto emerse dall'emergenza sanitaria che stiamo ancora adesso seguendo, sicuramente i nostri ricavi scenderanno, no, spero di no, però probabilmente c'è una contrattura dei ricavi, di conseguenza dobbiamo assolutamente andare a definire dei... Io ho chiamato best case, worst case, vuol dire dei casi migliori, casi peggiori, per come andremo a finire l'anno. Quindi verificare un budget con una perdita rispetto al precedente del 30, del 50%, del 10%, magari è migliorativo perché magari l'emergenza per quanto riguarda le mie attività ha portato beneficio, però beneficio vuol dire fare degli investimenti, magari assumere delle persone, capire se quell'assunzione riesco a coprirla e quindi costruire un budget. E soprattutto quando si costruisce un budget bisogna monitorarlo. Quindi mensilmente, se non ce la faccio mensilmente, ogni trimestre chiedere un bilancino, andare a confrontarlo con il mio budget, andare a confrontarlo con il consuntivo dell'anno precedente, vedere quali sono gli scostamenti e prendere le opportune accorgimenti. Cosa vedo spesso, per questo è importante farlo durante l'anno, che molte volte si arriva al bilancio, che magari siamo ad aprile-maggio, parlo per chi ha il bilancio, diciamo, con l'anno solare, e aprile-maggio si vedono i numeri e si dicono, e molte volte si è sorpresi, ma come pensavo di essere inutile, sono in perdita, pensavo. È troppo tardi arrivare a bilancio e preoccuparsi dei dati, anche perché il bilancio lo approviamo
a parte quest'anno appunto che abbiamo la possibilità di derogare a 180 giorni, ma lo proviamo aprile-maggio, sono già passati 120 giorni dalla chiusura del precedente, quindi qualsiasi decisione prendiamo è già troppo vecchia. Quindi già io dico che il 31-12 deve essere analizzato già a gennaio, a febbraio, per fine gennaio, inizio febbraio, ovviamente dati magari ancora provvisori, ma al 90% già definitivi, e già prendere i determinati accorgimenti per il 2020, in questo caso, o per il 2021, e continuare a fare questi monitoraggi. Stressare il contabile o lo studio o la contabilità che avete, in modo da darvi i dati il più presto possibile. Io so, insomma, l'esperienza, il 20 del mese successivo è possibile avere i dati del mese precedente, quindi il 20 giugno potrei chiedere al mio contabile di avere i dati al 31 maggio. È una data importante perché abbiamo già 2 mesi di virus superati, più il primo mese di maggio che magari abbiamo iniziato l'attività, già abbiamo una situazione che ci potrebbe essere utile per fare degli accorgimenti per i prossimi mesi. Non fermarci qui, continuare. Fare un consiglio di amministrazione, scrivere quello che abbiamo detto, quello che ci siamo scritti, stampare il bilancino, chiamiamolo, sui nostri verbali, in modo che ci tuteli anche a fronte degli articoli che abbiamo visto prima, il 2086, il 2464, tutti questi articoli del codice civile che ci tutelano noi amministratori se in futuro dovessimo essere in qualche modo essere accusati di avere depauperato il nostro patrimonio, e noi dobbiamo dimostrare invece che abbiamo fatto di tutto per mettere in atto le decisioni per cambiare rotta. Non ci siamo riusciti, va bene, ma almeno noi ci abbiamo provato il più possibile. E questo è un modo assolutamente.